qui si rappresenta Cristoforo Colombo che arriva in America, scopre l'America, ma trova già un carabiniere lì disteso, seduto su una sedia, come se lo stesse aspettando. Questo a significare, diciamo, i carabinieri che nel tempo, che sono a 200 anni di storia, insomma, sono abbastanza tanti. Leggerezza, ironia, ma soprattutto autoironia al centro della mostra di vignette Carabinieri per sorridere, inaugurata questa mattina in Palazzo della Potestà a Montevarchi e visitabile sino al prossimo 15 aprile. L'autoironia serve per dimostrare appunto l'umanità che è all'interno di questa divisa. Secondo noi è un modo per avvicinare la comunità all'arma dei carabinieri, per parlare di tante persone che ogni giorno in maniera molto silenziosa fanno un lavoro per noi molto importante, ed è anche un modo però autoironico, a parte proprio dei carabinieri stessi, per sorridere. Il nostro mestiere, diciamo, è fatto di tante problematiche, quindi spesso ci porta anche a perdere quel sorriso e quindi assumere anche delle espressioni facciali un po' serie, e quindi nascono proprio per il desiderio di far nascere nuovamente quel sorriso che noi prima di arruolarci avevamo impresso tutti i giorni. Una delle vignette in esposizione di Antonio Mariella, pittore militare dell'arma, è dedicata alla città di Montevarchi. Ho rappresentato il cassero, e quindi questo carabiniere che partecipa insieme ai cittadini al gioco del pozzo.